Io sono Annarita Mauriello e per 5 anni sono stata dirigente sanitaria dell'azienda Ecoprogetto Autonomia, un'azienda privata. E purtroppo questa azienda è stata ovviamente sospesa, cessata, perché comunque lo Stato ha scelto come partner, ovviamente, se siamo qui, il lavoro irregolare e illegale. È illegale. E dicendo ovviamente proprio in mia presenza che una realtà privata è competitor ad uno Stato. Allora io ecco, vi chiedo a questo punto, signori, se ecco, è competitor allo Stato una realtà che comunque ha dato lavoro quindi a dei professionisti sammarinesi che ha svolto il suo lavoro con professionalità, con competenze e nel diritto ovviamente sociale e regolare anche per quando riguarda i nostri comunque anziani. E siamo stati costretti comunque a chiudere. E quindi se siamo oggi qui, ecco, a questo punto è una domanda che a questo punto io vorrei comunque una risposta, perché ecco, a questo punto ero competitor di un lavoro irregolare in mano comunque ad un caporalato che al momento ecco, ha preso in mano tutto l'ospedale. Qui parliamo, come ha detto comunque Barbara, all'interno dell'ospedale di un caporalato, quindi una persona che regolarmente, ecco, se vogliamo usare anche questa parola, svolge ecco, un lavoro dirigenziale all'interno dell'ospedale, portando a un surplus di cifre veramente astronomiche che girano riguardo ovviamente un business, perché a questo punto qui mi sembra che si parli anche di business. Questa persona che comunque svolge questo lavoro irregolare, come ha detto Barbara, e parliamo anche di persone ovviamente badanti che con il loro aiuto e con le loro ovviamente anche aiuto e supporto, siamo venuti, Sono siamo dei perché suoi siamo, subordinati. sono ecco, sottotenenti e soprattutto queste persone subiscono, e questa è una cosa assolutamente inaccettabile, dei insomma, maltrattamenti anche a livello psicologico, riguardo ovviamente a minacce che arrivano addirittura a minacciare nel loro paese di origine familiari, bambini che vivono ovviamente in quello paese, nel loro paese, quindi sono succube e costrette ad accettare anche cifre di 4,50 euro per svolgere all'interno ovviamente sempre dell'ospedale il loro ovviamente servizio e prestazione. Come diceva la mia collega Barbara, ecco, ha letto ovviamente dei propri degenti, ecco, sicuramente vorremmo la professionalità, vorremmo persone anche a livello ecco, sanitario. Che sia Sane. sane, che sia documentato, perché mi sembra che all'interno ovviamente all'interno a questo punto anche della sanità, ecco, ci siano badanti che svolgono purtroppo il loro lavoro con mancanze di libretti sanitari e questo ovviamente è tutto testimoniato e mi chiedo che credo che all'interno di un ospedale con le forme comunque igieniche ecco, siano assolutamente, ecco, dovrebbero essere impeccabili, quindi i controlli dovrebbero essere abbastanza rigidi su questo. E ovviamente, ripeto, questo è tutto documentato alle testimonianze, ecco, abbiamo, è comunque ovvio, siamo tenuti. Il giro d'affari che diceva? Il giro di affari è assolutamente esteso e le cifre sono astronomiche, oltre che devo anche aggiungere, la cifra ovviamente è di 40.000 euro per quanto riguarda un minimo ovviamente di al mese, un calcolo, un minimo calcolo di quello che noi abbiamo comunque fatto. Però ecco una rete che si estende, voglio precisare anche alle reti territoriali e residenziali. Perché noi a San Marino abbiamo anche questo problema e dobbiamo comunque metterci in casa delle persone ovviamente preparate e con documenti e regolarizzate. E anche lì ecco, si estende un caporalato che porta all'interno delle case le badanti ovviamente portate dal cosiddetto caporalato. All'interno dell'ospedale voglio precisare anche questo, che molte famiglie si sono trovate in difficoltà perché ecco, non hanno il diritto di scegliere la badante. In senso che abbiamo ovviamente testimonianze
circostanza di una famiglia che è stata costretta a cambiare perché comunque decideva la propria ovviamente badante che doveva comunque assistere il proprio familiare, e queste badanti andavano via continuamente perché minacciate dallo stesso caporalato. Quindi la famiglia è stata costretta ad accettare per forza, se voleva avere assistenza, la badante del caporalato. Allora mi chiedo che siamo veramente ad una situazione veramente gravosa e inaccettabile. Credo che ognuno di noi debba volere al capezzale dei propri comunque pazienti, dei propri familiari, l'eccellenza, la professionalità, la competenza, e non persone che invece, ecco, nell'ospedale fanno i commessi viaggiatori, anche perché all'interno dell'ospedale a qualsiasi ora c'è un caporalato che gira minacciando e vedendo se ci sono delle badanti esterne all'interno del caporalato, che vengono costantemente minacciate per non poter svolgere ovviamente il loro proprio lavoro, o che, come diceva Barbara, non accetta le 4,50 euro che è il compenso del caporalato in questione. No, prende la che è. Ecco, questo è interessante. La persona prende circa 8,50 euro, 9 euro l'ora. Già questo dovrebbe indurre chiunque a comprendere che si tratta. Quindi di la metà la prende il caporale. E la metà la prende il caporale. Ma è una persona sanmarinese o di fuori? Questo io, signor Severino, non il nome. Ma questo è una persona residente in San Marino. Non possiamo assolutamente, come ripeto, rivelare testimoni, non possiamo rilevare il segreto istruttorio, dove noi siamo assolutamente. No, noi signora non abbiamo nominato persone che ricoprono ruoli dirigenziali. Fa il lavoro del dirigente. Fa il lavoro, svolge il lavoro, lo stesso caporalato, il colonnello, ha un ruolo dirigente, svolge ovviamente, organizza il coordinatore, o il coordinatore ovviamente attuale di questo caporalato, e purtroppo invece vittime altre signore succube di questo caporalato, dove vengono, come ripeto, minacciate e cacciate dall'ospedale. Quindi siamo ad una situazione assolutamente, ripeto, grave, perché comunque, ecco, anche queste donne, che ringraziamo, devono essere comunque tutelate, perché è nel diritto sociale e umano, e una persona ovviamente per lavorare non deve assolutamente subire a livello psicologico, ma qui, ecco, come ho detto prima e ripeto perché ci tengo molto, ecco, a questo passaggio, ecco, una persona che è lontana già dalla propria famiglia ed è costretta a vivere costantemente con la paura che ai suoi cari gli venga fatto qualcosa, ed è una cosa assolutamente inaccettabile. Allora questa cosa io dico e mi ripeto, veramente deve essere assolutamente fermata, perché stiamo mettendo veramente i nostri concittadini, i nostri anziani fragili in una condizione sicuramente anche oltre che terribile, ma a rischio, perché veramente io credo che deve essere fermata subito. Le badanti, come ha detto Alba, sono comunque una risorsa, nessuno ovviamente sta puntando il dito contro le badanti, però le badanti comunque devono essere regolarizzate, devono, come ecco, succede in Italia, già ho fatto all'ospedale comunque per Ghiriccione, le badanti per arrivare a svolgere quel lavoro devono comunque avere un'assicurazione, devono avere un libretto sanitario, devono avere un medico di base che comunque li segue. Quindi bisogna iniziare a formalizzare veramente istituzionalmente queste badanti, che siano veramente formate, istruite e abbiano anche la formazione e i documenti per svolgere questo tipo di lavoro.